Approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. Uomo ritrova i numeri, ma il PD si trasforma in pagnotta democratica. C'è chi ha attaccato i giornali per farsi scudo del vergognoso dietrofront, c'è chi invece dagli scranni dell'opposizione avanza argomentazioni surreali. Miliardi, gruppo misto, vuole l'azzeramento della giunta, come se questo risolverebbe tutti i problemi della città. Intanto Castellammare genuflessa col capo chino in senso di risa. Consigliere Pano, un appoggio inesperato per l'amministrazione Cuomo. No, diciamo che noi non è, mettiamolo su questa posizione, un appoggio esterno forse. No? Noi siamo stati chiari in Consiglio Comunale. Noi non è che siamo qua per fare il salto della quaglia, perché noi pensiamo solo al bene e all'interesse della città. Allora, noi più di una volta abbiamo ribadito che noi non siamo legati al di là del colore, andiamo al di là del colore politico, nel senso che diciamo noi siamo qua per fare gli interessi della città e i cittadini ci hanno votato per questo. Allora, molte volte in periferia, come altre zone che sono diciamo, abbandonate a se stesse, loro ogni tanto si fermano e mi chiedono: ma come mai non si fa questo, non si fa quell'altro? Loro non è che cercano, oppure io rispondo: guardate, io sono un consigliere di opposizione, che oggi fare l'opposizione è semplice. Oggi quello là è avere il coraggio di cercare di risolvere i problemi di Castellammare. Oggi diciamo, il nostro voto è stato diciamo, un po' di... ha spronato un po' l'amministrazione a dire: ok, cambiamo rotta, c'è da fare tanto per Castellammare e cerchiamo di rimboccarci le maniche ed effettivamente per risolvere i problemi di Castellammare. Noi siamo disposti diciamo, a fare come un organo di controllo finché il sindaco, gli impegni che si è preso in campagna elettorale e anche noi vengono rispettati e i cittadini ritrovano un'altra volta quella Castellammare che secondo me sono più di 20 anni abbandonata a se stessa, perché oggi quello che si sente, qualsiasi persona che parliamo, oggi il futuro dei nostri figli qual è? Effettivamente oggi non c'è niente. Cerchiamo noi di costruire, di dare effettivamente qualcosa per questi giovani ragazzi, perché non ci dimentichiamo che il problema non è solo Ferrandieri, Stabia Porto oppure Avis, ma sono quei 2000 giovani che ogni anno vogliono prendere il percorso del lavoro. Noi dobbiamo dare coraggio a questi giovani che devono rimanere qua a Castellammare e di trovare qualche speranza per il loro futuro. Gaetano Cimmino, un dissidente nella vostra minoranza, dopo la sua dichiarazione di voto contrario al bilancio, invece ha detto sì. No, anche a noi come Forza Italia ci ha lasciato perplesso questa azione politica che ha svolto il consigliere Umberto Pane con la dichiarazione di voto a favore di un'amministrazione che è stata fallimentare in tutto. Lo dicono gli atti, lo si percepisce in città, lo dicono i cittadini tutti. Io quello che posso dire è che ognuno si deve assumere la responsabilità dell'azione politica che poi svolge in Consiglio Comunale. Il consigliere Pane deve sapere che sta andando in contrapposizione al suo elettorato, lo ricordo a me stesso e a lui, è un consigliere comunale eletto nelle file del centrodestra, ha fatto una scelta di aderire al partito del nuovo centrodestra, tant'è che non ultimo ha avuto una nomina anche di spessore, mi sembra che è coordinatore cittadino, fa parte dei tre coordinatori cittadini, quindi rimango così meravigliato dalla scelta di controtendenza, se ne assumerà lui le responsabilità con i propri elettori. Quindi è stata una sorpresa nell'incontro pregresso diciamo, al Consiglio Comunale, non era emersa questa sua voglia diciamo, di appoggiare l'amministrazione? Assolutamente no, anche perché in Consiglio Comunale lui fino a gli ultimi consigli comunali ha sempre svolto un ruolo di oppositore a questa amministrazione, ma poi non ne capisco i contenuti. In effetti sul suo voto favorevole non lo capisco nei contenuti, perché sul bilancio di previsione, bilancio diciamo 2013, 14 e 15, diciamo, non è emerso nessun contenuto positivo né dalla dichiarazione dell'assessore né dalle dichiarazioni del sindaco, sono emerse solo parole di un ipotetico futuro rimpasto, cambio di dirigenti, quindi cose che certamente non appartengono a noi uomini di centrodestra.
Quindi qual sarà il vostro prossimo passo in riferimento al consigliere Pane o comunque in generale nei confronti dell'amministrazione attuale, visto che comunque è più da un anno che la minoranza chiede le dimissioni o comunque un cambio di rotta dell'amministrazione? Allora, noi siamo stati il primo partito di Forza Italia a chiedere al sindaco di dimettersi perché già avevamo capito dove stava approdando la sua barca. Oggi io penso che il sindaco è ostaggio della sua maggioranza, dei consiglieri comunali, delle forze politiche che lo sostengono, e sono convinto che da qui a pochi giorni vedremo sicuramente dei cambi di assessore, cambi di dirigente. Quindi ripeto, la nostra azione è contro questo governo. Abbiamo ripetutamente detto che questo dissesto non c'era, il sindaco non ha messo in campo nessuna azione propositiva per risolvere i problemi concreti e reali della città. Quindi per noi questa è un'amministrazione da bocciare tout court.